Ok. Questa è un'immagine del passato, però. Ma... Capricorno, esprimi un desiderio e soffia. Speriamo che funzioni meglio dell'oroscopo. Ricordi di una qualche tipo di felicità, vero Somi? Cos'è questo? Dove siamo? In un tuo ricordo? A volte aprivo la finestra, mi sedevo sul davanzale e ascoltavo i rumori della strada. Sai, no? La vita che scorre. Era in qualche modo rassicurante. Certo. Adesso non sento, non provo niente. E tu? È una proiezione. Somi, tutto questo è una specie di proiezione, come le altre. Le altre? Ti ho visto con Rita, Myers. Ho visto il tuo passato. Non ricordi? No. Il Blackwell mi consuma tutto. Il vuoto aumenta. Lo sento. Lo riempio di ricordi, ma continuano a portarmeli via. Ah, fanculo. Hai hackerato il tuo di nuovo il relic? Cos'è questo posto? Hai hackerato di nuovo il relic, vero? Niente di tutto questo è reale. Cos'è reale? La me che ti salva la vita. La me che ora ti sta parlando. La me che muore. Scegli la tua verità, Vi. Abbiamo tempo. Qui, in questo posto. Non so se abbiamo tempo, sai. E questo posto è... Matrix! La mia casa a Brooklyn. Te ne ho parlato, ricordi? Certo che mi ricordo. Ricordo che mi hai parlato di questo posto. La tua vera casa. Ti sentivi al sicuro qui. Ma questo... Insomma, niente di tutto questo è reale. Eh già. Quanti errori ho commesso. Troppi, tesoro. Ho fatto cose orribili. Ma qui, allora, non avevano mai importanza. Mi sono data un'ultima possibilità e tu me l'hai portata via. Perché? Perché mi avresti fregato. Hai mentito, Somi. Hai pugnalato tutti alle spalle. Ho dovuto farlo. Non ho mai voluto unirmi a loro, Vi. Io... Hai visto cosa sono diventata a causa loro? Hai visto cosa ho perso? La tua umanità? So cosa ho fatto. Il prezzo che ho pagato. Quello che tu non sai è quanto mi dispiaccia. Quanto faccia male. Fa male continuamente, Somi. Somi! Ah, i samurai. E via, sigaretta mentre si cucina. Voglio dire. Cazzo. Bastava un secondo. Tutto ciò che sta toccando viene corrotto dal... Lasciatemi in pace tutti quanti! Ciò che sta toccando viene corrotto. Il primo lavoro pagato. Porca puttana, più Eddie di tutti noi messi insieme. Come ci si sente? E spenderai il grano. Vedrai. Fuggerai da questa fogna. I dai. Tutti quegli zeri ti porterebbero dove vuoi. Hai detto che qui ti è noi. La gente noiosa, poco ambiziosa, deludente.
Non tutti, sono tutti. Duh. Ma per ora farò finta di niente. Ecco, e vai. Lo sapevo che qui, prima o poi si sarebbe aperta. Si sarebbe aperta la porta. Ma che cazzo, Somi? Sono tre giorni che provo a chiamarti. Tranquillo, tutto sotto controllo. Prendi per il culo. La settimana scorsa sei svenuta sulla sedia, cazzo. Ho passato tutta la notte a evitare che finissi in ipertermia. Beh, nessuno te l'ha chiesto. Oh, ma ti senti quando parli? Esatto, cazzo di risposta è. Ho questo nuovo insieme. Una roba clamorosa. Se va in porto, sarò al top. Entrerò nella storia. Ah, quello che ci ha raccontato all'inizio. Mi serve spazio e tempo per pensare. Quello che ci ha raccontato all'inizio. Il tuo nuovo mantra. E a noi non ci pensi. E ora se ne va. Sai che ti dico? Fanculo, è finito. Ho perso. Vero? Hai perso tutto. Anche il controllo. Tutto quello che ho fatto, le persone che ho ferito, niente ha più senso. Hai ancora una possibilità? Hai già perso? Accetto sinceramente, non lo so più. Sinceramente, non lo so più. Forse Rita si sbagliava e continua a sbagliarsi. Forse sei andata troppo oltre. Reed si è sbagliato su molte cose. Ora lo vedo chiaramente. Mi dispiace. C'è una cosa che... Oi! Col cazzo, non vado da nessuna parte con te. Vuoi che lasci casa mia, i miei amici, tutto ciò che ha un minimo di valore per me? Quello che ti aspetta è importante, vale molto di più. No, grazie. Passo. Pensaci. Se arrivasse la Netwatch, cosa accadrebbe ai tuoi amici che si fidano di te, che ci tengono? La Netwatch scoprirà chi ti ha prestato gli Eddy per il deck. Chi ti ha dato accesso alla rete del bar sotto casa. Cerca di capire, sono l'unico in grado di proteggere te e i tuoi amici. Oppure, lascia che soffrano. Un ricatto? Sul serio? Non mi conosci abbastanza. Ma conosco quelli come te e so già la tua risposta. Devi solo ammetterlo a te stesso. Il futuro mi sarei sentita al sicuro, sempre. Ma avrei dovuto guardare al passato, alle lezioni imparate dalle sconfitte, ancora e ancora. Madonna. Ho fatto molti errori, V. Troppi da... Che peso che è diventato. Tutti commettono errori. Io di certo ne ho fatti un bel po'. Che peso che è diventato. E allora? Vuoi mollare? Smettere di lottare per te stessa? Non si può cambiare il passato, Somi. A volte devi voltare le spalle ai ricordi e lasciarli andare. È vero che si muore in questo modo, con il conforto dei ricordi. Ah, boh. Sono qui, riprendi il controllo. Guardati intorno, Somi. Non vedi cosa sta succedendo? Devi fermarti. No. Credo di sapere cosa fare. Riprendi il controllo, Somi. È triste vedere questi ultimi frammenti di me. Avevo una casa. Ero qualcuno. Che succede? Il Black Hole. Abbiamo pochi secondi. Cosa? Somi, dove? Il nucleo. Cercami lì e... Se il robottone non ci ha ammazzati, volentieri.
Minchia. È diventato un peso ma non brutto, è diventato proprio pesante tutto ciò. Cos'è? Componente sistema. Ah, wow. Sì che ti ricevo. Qui, finalmente. Abbiamo ripristinato le comunicazioni isolate dal Blackwall. Ti raggiungo. Somi è con te? Non ancora. È qui. È viva. Bene, tu vada a lei. Io sarò da voi tra poco. La salveremo. Wow. Al momento non puoi fare questa azione, ovviamente. Sono sicuro di aver mancato tantissime cose in giro per il laboratorio. Tantissime. Ma era veramente pesante tutto quello che stava succedendo e non ho avuto veramente il tempo di controllare nulla dentro il nucleo. Perché ho l'impressione esatto che non sia ormai più niente di ciò che era lei. Somi. Wow. Ma è diventato tutto iper pesante. È bello che tu sia qui. Una seconda possibilità non ce l'ha mai avuta. È così. Non in questo, in questa versione dei fatti. Risparmia le forze, Somi. Reed sarà qui a momenti. Te la caverai. No, non mi lasceranno mai andare. Ci chiede di ucciderla? Me ne sto andando, sì. Puoi aiutarmi? Somi, io... Fa male tutto ciò. Ho provato da sola. Non ne ho le forze. Minchia. Ti prego. Lo sapevo che l'avrebbe fatto. Me ne andrò in fretta. Sarà tutto finito. Somi, abbiamo la matrice neurale. La useremo per curare te. Qua lui ancora non lo sa, ovviamente. Tutto bene. Andrà tutto bene. È troppo tardi per me. Il Blackwall sta prendendo il sopravvento. Morire è la mia sola speranza, l'unica via di uscita. Ti scongiuro. Merda. So che non posso, ovvio. Umanamente ti dispiace, è la cosa più umana da fare ucciderla. D'altra parte, la richiesta è di portarla viva. E magari potrebbe salvarsi. Somi, io... non posso. Non è una soluzione. L'unica soluzione. No, non lo è. Ti supplico. Umanamente ovviamente lo farei, però non lo farò. Umanamente. Song, pensaci. Anche se la FIA dovesse fallire, troverai un altro modo. Non arrenderti, non così. Sì. Non capisci. Anch'io ho perso tutto. Una volta. Ho toccato il fondo e mi sono rialzato. Lotterò fino alla fine. No, sì. Non è lo stesso. Ti prego. Devo morire. È l'unico modo. Non posso vivere questo inferno. No.
Non ti ucciderò, Somi. Non posso accettare una fine del genere. No, ti prego. Mi stai condannando. È probabile. Il destino peggiore della morte. Somi. È probabile. Va tutto bene. Presto sarà tutto finito. Potrai riposare. Aiutami. Mm-hmm. Che situazione assurda, mamma mia. Non hai detto una sola parola per tutto il viaggio. Cosa ti preoccupa? Non lo so. Non lo so, Vi. Vuoi parlare di ciò che è successo e non farti colpa di quello che è successo? Non incolparti per quello che è successo. Quello che importa è che sia viva. E anche noi. Io? Perché lui non ha fatto un cazzo. Abbiamo agito bene. Fatto la cosa giusta. L'aiuteremo. Ma io non posso... Non puoi? Non posso fare a meno di pensare a questa scena. Ce l'ho come impressa nel cervello. Ovvero? Siamo in auto. Ce ne stiamo andando da Brooklyn. Lei si rifiuta di girarsi, di guardare indietro. Niente lacrime, niente singhiozzi, solo una frase. A quanto pare mi hai salvato la vita. Non dice sul serio. Sento che non ci crede. Dici quando l'hai portata via da Brooklyn? Adesso direbbe la stessa cosa. È molto probabile. Dove siamo? Siamo a Washington? Siamo al confine con Night City? Sì, mi sa che siamo arrivati. L'hai salvata allora e l'hai salvata oggi, non incolpare te stesso. Vorrei saperlo, Rita. Ma non incolpare te stesso. Non c'è nessuna garanzia che per noi ci sia una via d'uscita. Siamo sulla stessa barca. Il tempo stringe sia per Song che per me. Spero solo che la FIA sia all'altezza dei compiti. Ah, quello lo spero. Perché se abbiamo passato tutto quell'inferno e poi dovessimo morire o non farcelo, fare cose simili, non lo so. C'è un elicottero. È sicuramente la Myers. Quanti elicotteri, mamma mia. Esci dal veicolo, per favore. E c'è bisogno di urlare? Rita. Devo uscire anch'io? Ecco. Forza, esci dal veicolo, subito. Già fatto, stronzo. Ehi. Giù le armi, ha bisogno di aiuto. Esatto. Devi aiutarla. Sì, ci penso io. Ci penso io. Stronzo. Non la vedi che è moribonda? Tu sei lo stesso dottore che abbiamo visto nel flashback? Delicatamente. No, adesso te la butto così. Cretina. Una botta di adrenalina e via. Area sicura, via libera per l'atterraggio. Pa-pa-ra-ba-ba-ba. Lui è agente, ok, così a caso. Non temere, Somi. Ti aiuteremo. Presto sarà tutto finito. Speriamo. Speriamo che in questo giro di tempo tu sia... lo stia Presto pensando veramente. Bene. Non che hai un secondo fine, che Vi, sicuramente ha. Vuole parlarti. Sicuramente ce l'ha. Presidente. Stringe la mano, signor presidente Rosalind. Ciao, Rosalind.
V, congratulazioni, hai fatto un buon lavoro. Forse non avrei dovuto farlo. V, hai rischiato la vita per aiutare me e la nostra nazione. Questo merita un riconoscimento. Oh, wow. Questo regalino serve forse a comprare la mia lealtà. Il mio silenzio. È solo un segno della mia gratitudine. Non dimenticherò cosa hai fatto per noi, V. Lo spero. L'aiuto che mi hai promesso inizia a avere qualche dubbio. Siete sicuri di poterla aiutare? Potete aiutarla. Ne siete sicuri? Non ti preoccupare. Sarà in mani eccellenti e riceverà le migliori cure disponibili nel continente. Lo spero. Sarà meglio, Rosalind. Sarà esatto, meglio. Speriamo. E noi? Avete salvato la vita di Somi, V. È una cosa a cui non si può dare un prezzo, ma ci proverò. Era quello che volevo sentire, mi hai promesso, sarà meglio che tu mi deluda. E l'aiuto che mi hai promesso? La medaglia è puramente simbolica, è ovvio. Meno male. La tua vera ricompensa sarà più concreta. Reed ti darà i dettagli. Non mi mancherei per niente se starà meglio. Quando Somi starà meglio, me lo farete sapere. Non ti preoccupare, starà meglio. Ok, ma me lo direte. No, non te lo diranno. Lei. No. Temo che non sarà possibile. Esatto. Per la sicurezza nazionale tutto ciò che è accaduto qui sarà classificato come top secret. Ovviamente. Addio, Rosalind. Addio, Rosalind. Buona fortuna, V. Forse un giorno verrai di nuovo chiamato in servizio. Certo, il mercenario che ha salvato la nazione. E guardali lì, bottiglie di champagne e bicchieri dorati. Ti teniamo d'occhio. Vaffanculo. Credo di sapere come ti senti. Credo di sapere come ti senti, Reed. Conosco quel dolore. Pronti ad andare? Scusami un attimo. Sarai sempre al mio fianco se farò qualche stronzata. Le ho detto che ci sarei sempre stato. Lo so, l'ho sentito. Non mi ha creduto. Ha sorriso, ha scosso la testa, ma si vedeva che non ci contava. Poi ha sganciato questa bomba. Ho perso tutti i miei amici quando mi hai reclutata, ha detto. Adesso ti chiedo solo di non diventare il mio nemico. Ora mi chiedo se non avesse ragione a dubitare di me. O se in fondo ho mantenuto la mia promessa. Ma chi lo sa? Cos'hai trovato? Ma se hai la mano di d'acciaio. La medaglia, dopo la sua prima operazione per la FIA. L'ha data un senza tetto sulla 21esima. Lui se l'è attaccata alla giacca come se niente fosse e ha chiesto qualche spicciolo. Cazzo, B. Che cazzo. Era quel tipo di persona, sicurati che l'aiuto ha fatto tutto il possibile. Somi è al sicuro. Adesso devi iniziare a pensare a te stesso. Che cosa vuoi dire esattamente? Lo sai. Voglio dire che non devi farti mettere da parte. Dubito che tu possa sopportare altri 7 anni del genere. Hai ragione. Non potrei. Vattene in pensione. Mi serve qualche giorno per organizzare quello che ti abbiamo promesso. Spero che non sia un problema. No, no. Certo. Posso aspettare. Qualche giorno in più non fa differenza. La medaglia, il pegno, sono segni di ricordi importanti, mai rimpianti. Ci faranno da monito, il tempo ce lo dirà. Per adesso proprio cosa pensare. Sì, da qualcuno la venderò. Potrebbero diventare souvenir o un monito. Solo il tempo ce lo dirà. Perché ho il presentimento che finirà a merda come il finale della Arasaka? Torna a casa, Somi. Ci vediamo presto.
Assurdo. Ah, così? E scusami, la... Penso che davvero sia finito solo il DLC e il finale debba ancora arrivare, eh? Sai, è dall'inizio di questa storia con la FIA che cerco di decifrare una strana sensazione. Ovvero? È una paura che mi rode da dentro, che mi grida sempre più forte di scappare il più lontano possibile. Credo di aver finalmente capito di cosa si trattava. Demoni del passato, tu sei sempre fuggito di fronte alle difficoltà, adesso direi che avevi intuito tutto. I demoni del passato sono venuti a tirarti per le palle. Sono tenaci, quei bastardi. Alcune storie non hanno un lieto fine. Lasciano in sospeso alcune domande a cui non avrai mai È vero, risposta. Qualche domanda ce l'ho domande ancora. Domande che ti porterai dietro fino al giorno in cui tirerai le cuoia. Lo penso anch'io. Puoi dirlo forte. Per fortuna gli errori che fai ti inseguono per sempre, lascia aperte. Questa storia è finita, Johnny. Inutile rimuginarci su. E se non fosse davvero finita? È quello che penso anch'io. Quel che è stato, fatti un favore e non pensarci più. Ah, in un modo o nell'altro va sempre tutto a puttane. Già. Prima Saburo, poi Yorinobu, ora la Myers. Hai un talento per metterti contro gente pericolosa, lo sai? Perché non mi hai ancora visto menare Adam Smasher. Come ti senti dopo tutto quello che è successo? Una merda. È pesante in entrambi i modi. Essere fregato e non avere un'altra soluzione o trovarsi in questa e... aver, boh, lasciato in sospeso quella povera ragazza. Non volevo deludere Reed e non sono riuscito a uccidere Somi. Credo che Somi avrà un'altra possibilità, un'altra opportunità. Non credo. Ho azzerato un sacco di gente, ma con lei non ce l'ho fatta. Eh già. Avevo un ciume in guerra, Cole, crivellato da un M9. Mi stava morendo dissanguato tra le braccia. Sono lì che gli premo lo stomaco, cercando di non fargli uscire le budella dalla pancia, mentre gli dico che andrà tutto bene e lo riporteremo a casa. Solite cose Quindi che si dicono in guerra. Non perdere e di dargli una sigaretta. Quindi l'hai lasciato morire? No, l'ha fatto morire, che era la cosa Ho migliore. Dato la sua sigaretta. Esatto. Almeno ti sei beccato una medaglia. Oh wow, che bello. Per te faccio criticare senza aver fatto niente, vaffanculo. Non sei d'aiuto, Johnny. Lo so, non ti ho semplificato la vita. Già. Non l'hai mai fatto. Mi hai complicato tutto. Ma se penso a Songbird, a Reed, inizio finalmente a capire perché ho fatto quello che ho fatto. In guerra o nella vita? Perché ho disertato durante la guerra. Esatto. E poi ho iniziato la mia battaglia contro l'Arasaka. Perché ho dato a Kerry del cagasotto tutte quelle volte. Penso di aver finalmente capito come mai mi dispiace per Reed. Nonostante tutto. È perché siamo uguali. Idealisti che lottano per una causa che finirà per ammazzare tutte le persone che ci stanno a cuore. Già. L'unica differenza è che lui ha fede nel sistema, nei suoi principi. Peccato che la linea tra credere in un ideale ed essere ingenui sia... beh... sottile. Molto sottile, cazzo. Non potreste essere più diversi. È su questo che non vi assomigliate per niente. Reed ha fatto il possibile per salvare Song. Ha sacrificato ogni cosa, anche se stesso. Tu, al contrario. Non credo di aver mai inseguito un ideale. La vita è da lei che stavo scappando. E quindi? Sei ancora in fuga? Respiro ancora, più o meno. Solo che non so perché. Devi ricordartelo, è meglio non saperlo. Hai rinunciato ai tuoi ideali. Hai rinunciato ai tuoi ideali, eh? Adesso? Finalmente? No. Ho solo visto che dietro ad ogni nostra convinzione c'è un'orrenda verità che non vogliamo affrontare. Che siamo tutti deboli? Bene. Bella chiacchierata. Alzati.
Bella chiacchierata, sei cambiato, non me l'aspettavo da te. Sai che c'è? Mi ha fatto piacere parlare, Johnny. Sei cambiato. In meglio o in peggio? Staremo a vedere. Forza, andiamo. Leggi il messaggio di Reed. No, merda! Il momento peggiore per il Relic, eh?